Buon pomeriggio, io sono Luigi Ruggerone, sono Senior Director presso l'Intesa San Paolo Innovation Center di Torino, che è una società del gruppo Intesa San Paolo che si occupa di ricerca di innovazione e ricerca di frontiera. Sviluppiamo ricerca applicata attraverso i nostri laboratori di intelligenza artificiale, neuroscienze e robotica. Facciamo analisi di trend del futuro e aiutiamo le start-up nei loro processi di accelerazione e di crescita e soprattutto di relazione con gli investitori sia industriali che finanziari. Quello che mi ha interessato molto degli interventi di questa mattina sono stati alcuni commenti, alcuni anche suggerimenti che uno start-up in particolare ha dato e anche un investitore ha dato. Innanzitutto l'importanza del team. Il team di una startup e di un innovatore è un team che deve essere necessariamente multidisciplinare. La multidisciplinarità è uno dei fattori di successo dell'innovazione. E soprattutto il team deve essere in grado di dialogare al proprio interno, portando opinioni e idee diverse da diverse discipline, ma deve essere anche un team in grado di dialogare con gli investitori, con le industrie, con la grande industria e con i fondi di investimento, con i venture capitalist e i private equity investors. Quindi questo mi è piaciuto moltissimo dei contributi di questa mattina. Ma io credo che l'ecosistema dell'innovazione italiano sia ad un interessante punto di svolta. Si stanno affermando dei player molto importanti, tra cui naturalmente anche il gruppo Intesa San Paolo attraverso i suoi strumenti e anche attraverso l'Intesa San Paolo Innovation Center. Ci sono altri investitori. Si sta facendo moltissimo nell'ambito della creazione di ecosistemi dell'innovazione. Anche noi contribuiamo alla creazione di alcuni di essi, mettendo insieme la expertise delle istituzioni universitarie, dei ricercatori, degli innovatori, degli investitori e anche delle imprese. E per la prima volta l'anno scorso abbiamo avuto una massa di investimenti in innovazione quasi paragonabile a quella dei nostri principali competitor europei. Quindi, a mio parere, l'ecosistema dell'innovazione italiana è ancora, come dire, ha ancora un po' di terreno da colmare, ha ancora un po' di gap da colmare rispetto ai principali paesi europei, però credo che sia sulla strada giusta. Io sono ottimista anche perché vedo intorno a me persone che fanno questo lavoro, che sono molto brave, molto motivate, estremamente concrete.